Hola Rockers, oggi video un po' particolare, dalle tante vostre richieste, ma che armonica devo comprare, questo amplificatore funziona, ho voglia di fare un regalo al mio amico armonicista ma non so cosa regalargli, ecco, per venire incontro a tutte queste esigenze ho deciso di aprire la mia pagina Amazon, in cui ho fatto una selezione dei migliori prodotti, sia testati qua sul canale, sia prodotti che comunque ho potuto recensire e testare in altri contesti per quanto riguarda il mondo dell'armonica. Ti lascio il link nei commenti e andiamo a vedere un po' insieme cosa puoi trovare sulla mia pagina Amazon. Sulla pagina Amazon di Stefano Lucignolo potrai trovare una selezione delle migliori armoniche divise in categoria, quindi armoniche per principianti e armoniche per armonicisti intermedi avanzate. Perché queste due categorie? Perché l'armonica per principianti ha delle determinate caratteristiche, soprattutto all'inizio quando proprio il flusso dell'aria non è dei migliori, armoniche di categorie un pochettino più elevate, destinate ad un pubblico, un utilizzo da un parte di un armonicista intermedio e avanzato, hanno determinate altre caratteristiche. Quindi mi sembrava giusto fare questi due gruppi. Potrai trovare anche una selezione di amplificatori. Amplificatori, anche qua due categorie, una categoria di amplificatori da studio, quindi amplificatori da tenere in casa, sulla scrivania piuttosto che nel vostro salotto, e quindi un amplificatore non live. Un amplificatore destinato a sentire il suono dell'armonica elettrica, quindi a studiare armonica elettrica senza dover per forza litigare sempre coi vicini, mentre l'altra categoria invece è la categoria degli amplificatori live, quindi amplificatori che si possono usare, ovviamente si devono usare per studio, ma se non abbiamo la possibilità di studiare in casa con un amplificatore live, ovviamente vi consiglio l'amplificatore da studio più piccolino, mentre amplificatore live è fatto per il live, quindi da portare su un palco in un contesto di piccole band oppure in un contesto proprio di grandi concerti, di problemi non ce ne sono, quindi categoria amplificatori. Dopo gli amplificatori, che cosa può servire a un armonicista? Il microfono. Quindi è categoria dei microfoni, ho fatto una selezione di tanti microfoni di tante tipologie, quindi da una tipologia bullet a una tipologia dinamico tradizionale. Insomma, ci sono tanti microfoni per tutti i gusti, perché comunque costruirsi il suono sull'armonica vuol dire anche saper scegliere il giusto microfono. Un'altra categoria che ritengo utilissima è la categoria dell'home recording. Che cos'è? Sostanzialmente è la categoria, la lista dove ho inserito tutto quello che può servire per costruirsi in casa un piccolo studio di registrazione. Quindi senza spendere delle cifre esorbitanti, mantenere però sempre una qualità molto buona ed elevata delle proprie registrazioni. Questa categoria non sottovalutatela, perché sono sicuro che quando diventerete più bravi, e se qualcuno di voi già è abbastanza bravo, intermedio, vuole registrarsi, questa categoria verrà sicuramente in vostro aiuto. Un'altra categoria che ho voluto inserire è quella degli accessori, quindi tutto quello che può orbitare intorno all'utilizzo dell'armonica. Quindi per tanti armonicisti magari si hanno delle esigenze diverse, quindi non portare tante armoniche in giro, la valigetta, la sacca, la singola custodia piuttosto che il cinturone, lo stand, l'holder, insomma tutto quello che è la categoria accessori per armonica lo trovate sulla mia pagina di Amazon. Un'altra categoria che io amo particolarmente è la categoria dei libri. Se siete dei lettori e volete immergervi in qualche lettura che parli di blues, ecco, ho voluto proprio per voi selezionare alcuni dei libri che ho ritenuto utili e necessari se si vuole intraprendere lo studio dell'armonica blues. Ovviamente il mondo dell'armonica blues non si ferma soltanto a suonare l'armonica con tutto quello che ne deriva, accessori connessi, ma è un vero e proprio stile di vita. Quindi ho voluto inserire delle categorie molto particolari e molto belle, che secondo me vanno a completare quello che può essere lo studio dell'armonica. Una categoria sicuramente è quella degli ascolti, dove ho inserito qualche disco per potersi formare
un orecchio sul genere e comunque poter andare ad ascoltare i migliori armonicisti del passato e anche attuali, moderni. Queste categorie ovviamente sono sempre in evoluzione, quindi andranno sempre a infoltirsi di più nel corso del tempo. Per il momento ho messo una prima grande selezione, dovrebbe essere una categoria smisurata, però ovviamente ho dovuto contenerla, quindi categoria ascolto dischi. Un'altra categoria che ho voluto inserire, ovviamente non poteva mancare, la categoria manuali, dove troverai ovviamente armonica blues, istruzioni per l'uso, il mio e il vostro manuale, ma anche una selezione di altri manuali che ritengo molto belli e interessanti per lo studio di questo strumento. Ovviamente, categoria un po' più piaciona, ho voluto mettere anche qualche piccolo gadget, quindi per chi volesse vestirsi magari un pochino più vintage, ho pensato anche a una categoria tra virgolette accessori, vestiario, quindi con cappellini, anelli, collane, tutto quello che può essere magari di vostro gradimento per apparire un pochino più blues. Ovviamente questa categoria è una categoria che ho messo per scherzare e giocare, però non si sa mai, magari a qualcuno di voi piace un determinato anello e lì lo trovate. Che dire, questa novità spero vi piaccia, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se volete che aggiunga qualche categoria oppure se avete qualche richiesta o qualche consiglio, anche se avete qualche prodotto che volete aggiungere a queste categorie, mi raccomando fatemelo sapere, sarete sempre i benvenuti e quindi nei commenti fatemi sapere tutte queste cose. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, vi aspetto come sempre su Telegram, Lucignolo Accade, e sul mio sito stefanolucignolo.com, dove potrai prendere una lezione online con me direttamente prenotandola dal mio sito oppure abbonarti al mio videocorso. Ovviamente iscriviti alla mailing list, è gratuita. Per quanto ci riguarda, ci vedremo sempre su questo canale più o meno con queste tempistiche. Ciao!